Pechino Express 2018, anticipazioni e diretta prima tappa coppia, gara e itinerario. I viaggiatori, guidati da Costantino della Gherardesca, partono dal Marocco. Tutto pronto per la prima puntata di Pechino Express 2018 che, per la prima volta, porterà il pubblico di Rai 2 in Africa tra il Marocco, la Tanzania e il Sudafrica. A guidare le coppie dei viaggiatori che, per superare tutte le difficoltà che incontreranno lungo i 15.000 km che dovranno percorrere in 10 tappe, ci sarà come sempre Costantino della Gherardesca che, quest'anno, ha deciso di fornire ai concorrenti anche delle massime che potrebbero essere utili. Il conduttore di Pechino Express 2018 è Tarico, si è indossato i panni di Costantoscio e tirato fuori tutta la sua saggezza. Là dove ci siamo non scende mai la notte, dice una massima. E ancora, se vuoi arrivare primo, cammina da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme. Massime che stanno piacendo molto ai fans di Pechino che, in attesa della prima puntata, stanno condividendo la saggezza di Costantino. Cliccate qui per vedere tutto aggiornamento di Stella di Benedetto. Chi sarà eliminato? Chi ha seguito Pechino Express in questi anni sa bene che spesso alla prima puntata le coppie potrebbero salvarsi in tutto e continuare il loro percorso andando incontro all'eliminazione nella seconda. Ma come sarà questo inizio dell'edizione numero 7? A complicare e cambiare le cose potrebbe arrivare il regolamento, che è un po' variato rispetto agli altri anni e vedrà non due coppie a rischio eliminazione ma ben tre. Coloro che arriveranno gli ultimi non solo dovranno vedersela con i chilometri macinati e il tempo in cui lo hanno fatto, ma anche con gli altri concorrenti, le coppie rivali. Saranno queste ultime che voteranno, con tanto di paletta, i migliori o i preferiti della tappa, permettendo loro di avere una opzione in più per andare verso la salvezza o, magari, l'eliminazione e l'uscita dal gioco. A chi toccherà questo primo brivido? Forse lo scopriremo solo ai nastri di partenza questa sera, fino a qual momento possiamo scegliere i nostri favoriti. È da o per le coppie e la prima tappa, la settima edizione di Pechino Express comincia oggi, giovedì 20 settembre, in prima serata su Rai 2. A raccontare il viaggio delle otto coppie in gara sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, che detterà i tempi di gara e spiegherà le regole del viaggio ai concorrenti. Quello che comincia oggi è il viaggio più lungo della storia di tutte le edizioni di Pechino Express in tutto il mondo. I viaggiatori percorreranno oltre 15.000 km, attraversando l'Africa da nord a sud, dal deserto all'oceano. Le otto coppie in gara affronteranno sfide di ogni tipo, sia fisiche che mentali, cimentandosi anche nelle attività tradizionali dei luoghi che visiteranno le Coliche Fabrizio e Claudio Colica, le Mannequin Linda Morselli e Rachele Fogar, i Mattutini Adriana Volpe e Marcello Cirillo, i poeti Mirko Frezza e Tommy Cutì, i promessi sposi Roberta Gianrusso e Riccardo Di Pasquale, i ridanciani Tommaso Zorzi e Paola Caruso, le signore della TV Patrizia Rossetti, Maria Teresa Ruta, i surfisti Andrea Montovoli e Francisco Porcella. Le coppie e i concorrenti di Pechino Express 2018. Otto coppie sono pronte a sfidarsi per conquistare il titolo di viaggiatori di Pechino Express 2018. Andiamo a scoprirle tutte. Claudio e Fabrizio Colica, due fratelli romani, formano la coppia delle Cancelletto Coliche. Appassionati di video, oggi sono tra i principali web creator nel panorama italiano. Linda Morselli e Rachele Fogar formano la coppia delle Cancelletto Mannequin. La prima, modella, ha avuto una lunga relazione con Valentino Rossi, mentre Rachele, modella anche lei, è laureata in letteratura straniera alla Cattolica di Milano, ha il brevetto di paracadutismo e la patente nautica. Adriana Volpe e Marcello Cirillo, conduttrice lei, cantante e co-conduttore lui, formano la coppia dei Cancelletto Mattutini. Dopo aver lavorato insieme, hanno deciso di provare insieme un viaggio formidabile. Mirko Frezza, ex stuntman e oggi attore molto apprezzato, e Tommy Cutì, rapper e produttore discografico, formano la coppia dei Cancelletto Poeti. Roberta Gianrusso, attrice, e Riccardo Di Pasquale, imprenditore e produttore musicale, sono una coppia nella vita vera e hanno una figlia, Giulia, nata nel 2017. Partecipano a Pechino Express 2018 come la coppia dei Cancelletto Promessi Sposi. Paola Caruso, showgirl ed ex Bonanza di Avanti Un Altro, e Tommaso Zorzi, influencer di professione e rampollo di una giata famiglia milanese, sono la coppia dei Cancelletto Ridanciani. Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta, conduttrice con una lunga carriera alle spalle, si mettono in gioco come le Cancelletto Signore della TV. L'ultima coppia è quella dei Cancelletto Surfisti, formata da Francisco Porcella, surfista professionista, e da Andrea Montovoli, attore con una grande passione per il surf. La gara, le coppie che hanno deciso di affrontare il viaggio di Pechino Express dovranno spostarsi.